Salve, riecco la cucina di Giacomo che presenta un'altra ricetta. Torta salata con cavolfiore o qualunque altro tipo di cavolo. Una ventola con acqua bollente e sale, aggiungo il cavolo. E lascio cuocere. Appena è cotto, lo scolo e lo metto a raffreddare. Stendo la vasta sfoglia. Questa è una vasta sfoglia commerciale con la carta forno, del tipo tondo perché ho una teglia tonda. Tiratela fuori dal frigo un quarto d'ora prima in modo tale che sia morbida e si possa lavorare senza grossi problemi. La sistemo in una teglia. Taglio la carta forno che avanza in modo tale che non si bruci durante la cottura. Anche perché io ho un forno a gas. Appena il cavolfiore si è raffreddato, lo sbriciolo in modo da avere pezzi più piccoli possibili. Aggiungo del latte freddo che mi aiuta a sistemare il composto. Taglio della scamorza che mi aiuterà poi a completare l'impasto. Una scodellina, apro nuovo. Aggiungo del sale e lo comincio a sbattere. Aggiungo del latte per togliere l'odore dell'uovo. Riprendo il mio cavolo, aggiungo l'uovo e mescolo. Aggiungo anche un po' del formaggio e cerco di far diventare omogeneo l'impasto. L'impasto così ottenuto lo sistemo dentro la teglia nella vasta sfoglia. Aggiungo altri pezzi di scamorza dolce o affumicata, poi anche altri tipi di formaggio. È così pronta. La metto nel forno, 180 gradi, 20-30 minuti, dipende dal forno. Ecco fatto. Appena fredda, la sforno.
la taglio ed è pronta da mangiare. Bassissimo costo, ottimo pasto, che in questi tempi di crisi non guasta. Ed ecco qui impiantata. Visitate la pagina Facebook La Cucina di Giacomo, dove troverete tante ricette. Mi raccomando, mettete mi piace. Grazie e alla prossima.